Grazie signor Presidente, Governo, colleghi. Dopo 4 anni arriviamo forse alla parola fine di questo provvedimento. Una legge che nell'intento dei proponenti è utile fare un piccolo assunto, doveva essere approvato in fretta e furia. Perché mi ricordo che all'inizio del dibattito in commissione Fratelli d'Italia aveva assunto un atteggiamento di responsabilità, conscio che era un argomento che, come è stato detto e ribadito anche in quest'Aula, suscita diverse sensibilità, altri giudizi all'interno degli stessi partiti, ma anche all'interno nostro c'era chi ovviamente lo vedeva fortemente contrario questa legge, questa nuova istituzione di questa associazione a carattere sindacale, e chi, come il sottoscritto o altri che frequentano la Commissione Difesa, lo vedono come uno strumento né buono né cattivo, dipende poi come viene utilizzato. E all'inizio del dibattito, ahimè, noi l'abbiamo sempre detto, denunciato, questo argomento è stato utilizzato in maniera errata, con demagogia, con molta propaganda, fatta come una bandiera, usata come una bandiera di quello che era dei proponenti del Movimento 5 Stelle, come un risultato da raggiungere subito per rimarcare la propria presenza al governo e dell'allora ministro Trenta, che ricorderò sempre uscì sul giornale annunciando questa rivoluzione, finalmente i sindacati militari nelle nostre forze armate. Ricordo anche che Fratelli d'Italia avvertì che in una legislatura che mostrava già i segni di una divisione parlamentare dovuta agli equilibri, alle maggioranze variabili, avrebbe mostrato tutti i suoi limiti e tutte le difficoltà. E ovviamente noi siamo stati accusati all'epoca di far perdere tempo. Noi abbiamo rinunciato anche a presentare un progetto di legge a mia prima firma, l'abbiamo presentato sotto forma di emendamenti, perché questo argomento noi ritenevamo e riteniamo che sia un argomento, come tutti quelli che vengono trattati nelle commissioni di difesa, da utilizzare e da portare avanti, non dico in sordina, ma con equilibrio, pochi annunci, soprattutto tanto lavoro di concertazione. Invece no. Invece è il provvedimento, un progetto di legge che era stato presentato ai 5 Stelle nella scorsa legislatura quando era forza di opposizione, e mostrava quindi i limiti di un progetto di legge che da forza di opposizione, senza alleati, doveva invece venire esaminato da una coalizione, o con la Lega o col Partito Democratico o con tutti gli altri partiti, che quindi ognuno portava il proprio contributo. No, era blindato inizialmente. E soprattutto poi era oggetto di una campagna social che sinceramente lì ha unito Fratelli d'Italia nel giudizio che era inaccettabile. Perché argomentare che gli associazioni sindacali fossero lo strumento per mettere fine allo strapotere della rappresentanza attuale, che era una macchina a mangiasoldi, che erano di privilegiati, che quindi non hanno mai portato risultati per le forze armate, che era finalmente quella la vittoria della truppa rispetto agli ufficiali e agli stati maggiori, che era la vittoria finalmente dal basso delle forze armate per i diritti che erano stati finora negati dai cattivi stati maggiori, per noi era un discorso inaccettabile, tanto che nei social a volte anche gli stessi parlamentari venivano fatti oggetto a volte di accuse surreali, di cui poi sono state vittime gli stessi proponenti di questa legge quando hanno dovuto dire dei no alle richieste a volte di alcuni soggetti, non tutti. E noi abbiamo posto dei problemi, che bisognava calmare anche i toni, perché giustamente prima di tutto la rappresentanza militare non dava risultati, perché la legge fatta dal Parlamento non dava alla rappresentanza militare una possibilità di incidere. La rappresentanza militare poteva fare delle proposte,
Noi poi chiamiamo la responsabilità della politica rispetto ai capi di Stato Maggiore. È vero che i militari, il datore di lavoro è il capo di Stato Maggiore, ma il capo di Stato Maggiore risponde poi al potere politico. Se quindi il potere politico, la politica, quindi trasversalmente di qualunque colore essa sia, decide che sulla materia degli alloggi non ci sono fondi, poi ha voglia il capi Stato Maggiore poi a dover rispondere dei 4.000-5.000 alloggi che sono sfitti. Se decidiamo in questo Parlamento, se la politica decide che non ci sono fondi per la difesa, e poi bisogna vedere come si fanno le promozioni, come si aumentano determinate indennità. La responsabilità se la prende il capo di Stato Maggiore, ma poi è la politica che non si deve nascondere dietro gli uniformi, ma si deve prendere la grande responsabilità e dire, come stiamo facendo e lo rimarchiamo sempre in questa legislatura nella Commissione Difesa della Camera, e ringrazierò sempre il Presidente Rizzo, tutti i colleghi della Commissione che diciamo, lavoriamo uniti nel dire che dobbiamo invertire una tendenza nel mondo della difesa. Per troppi anni si è tagliato e si è considerato la difesa come un mondo che non serviva più, e quindi si poteva tagliare tagli lineari sugli organici, su tutto quello che era accessorio, sulle mense, su tutto quello che era necessario. La colpa non è il capi di Stato Maggiore, è della politica. Quindi questa contrapposizione fra capi di Stato Maggiore, truppa, tra vari gradi, stava portando una divisione e un dibattito surreale nelle pagine dei giornali e dei social, che sinceramente ha inquinato sia il dibattito anche per le associazioni sindacali. Obiettivamente, io prima di emettere un giudizio ho frequentato le assemblee di queste associazioni sindacali, pur avendo l'etichetta, anche questa messa troppo frettolosamente, Fratelli d'Italia è il partito dei capi Stato Maggiore, quelli della rappresentanza militare, quando noi obiettivamente parliamo con tutti, abbiamo il coraggio anche di dire dei no, perché giustamente chiedere è lecito, proporre è lecito, e altre volte poi bisogna vedere se a noi sta bene o no, non lo facciamo a livello elettorale. Quindi questo progetto di legge è andata avanti con grandi difficoltà. Noi avevamo suggerito allora al Ministro Trenta di fare una circolare che riconoscesse e desse agibilità a queste associazioni, cioè dire cosa potevano e cosa non potevano fare, farle nascere così, cioè le fai nascere, quindi equivalgono quasi al circolo del bridge in questo senso. Infatti fece il decreto, fece una circolare anzi, che poi ovviamente non aveva forza. E poi il tempo ci ha dato ragione, perché è una legislatura abbastanza divisiva. Il progetto di legge approvato alla Camera poi è finito al Senato, che è rimasto lì, scomparso nel nulla. E per quale motivo? Un altro dei problemi, che era una legge a costo zero, e noi per una vittoria, un suggerimento che noi avevamo dato, che era inutile, io ricordo dare la delega al governo per futuri distacchi e permessi sindacali, ma allora che sindacati sono se non hanno distacchi e permessi sindacali per poter agire, andare in giro per l'Italia? Poi è stato previsto, inserito in qualche modo, ma il problema anche era la demagogia nel dire che i soldi, quei fondi che erano previsti nel bilancio della difesa per la rappresentanza militare, non potessero servire o non servivano per coprire i costi di questa legge. E uno dei motivi è stato quello del blocco. Questa legge non è a costo zero, perché se prevedi distacchi, se prevedi altri tipi di attività, dei costi ce li hanno per la difesa. E questo poi anche il grande motivo di quello che è poi promettere 100, questo deve essere un insegnamento per tutte le forze politiche, che quando sei all'opposizione o quando sei al governo non puoi promettere mari e monti illudendo le persone, perché se gli dici che tu gli darai mari e monti, loro si aspettano di avere mari e monti. Invece con criterio devi dirgli che affronterai la materia e riuscirai a dare quello che gli potrai dare, non tutto. E il dibattito a me mi è spiaciuto, che infatti è andato scemando 4 anni. Io ricordo i primi tempi dove non si parlava d'altro, cioè il problema delle forze armate era questa legge, quando poi si è visto che i problemi sono, ce ne sono, dalla legge 244 a quelli del sistema d'arma. Stiamo lavorando molto in questo senso. Questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare,
ma ce lo avremo ancora di nuovo nella prossima legislatura, perché poi bisogna dirlo, questa legge ha scontentato tutti. Scontenta la rappresentanza, scontenta le associazioni che sono nate, che dicono, alcune dicono no, non vogliamo neanche questa legge, alcune dicono meglio questa legge che niente, perché almeno esistiamo. E questa dobbiamo dirlo, che però queste cose sono state dette durante le audizioni. Una delle audizioni, delle prime audizioni, che le prime associazioni nate erano venute a dire che questa legge non li soddisfava minimamente. E si è continuato poi ad operare, i cattivi erano sempre quelli di Fratelli d'Italia, no, noi eravamo cattivi, avevamo visto che il dibattito era stato ormai compromesso e inquinato, ripeto, da una promessa. Oggi ci sono ufficiali che ci stanno iscrivendo a queste associazioni sindacali? Sì. E perché venivano dipinti come invece nemici di queste associazioni? Un errore. Il dibattito è maturo quando c'è un giusto dibattito anche all'interno delle Forze Armate, perché sia gli ufficiali che i graduati sono parte di uno stesso sistema. Le Forze Armate non possono esistere senza gli uni e senza gli altri. E metterli contro è stato un danno e un pericolo. Ha creato un clima di sfiducia. Quindi qui abbiamo imparato una grande lezione, ci mettiamo anche noi, che quando si opera nelle Forze Armate bisogna portare avanti un dibattito sereno. È una proposta che noi continuiamo a fare, l'abbiamo fatta quando è stata approvata la Camera, che c'è bisogno di un momento di confronto fra le associazioni sindacali, la rappresentanza e i capi di Stato Maggiore, presenti anche il potere politico. C'è bisogno di un confronto per conoscersi, per trovare fiducia. E poi nelle modifiche al Senato sono state introdotte delle norme che, ben andando, io definirei pacchiane: la parità di genere nei sindacati militari. Scusate, io non ho niente contro la parità di genere, ci mancherebbe, ma imporre una parità di genere in un sindacato di una forza armata, quando cioè la presenza è squilibrata nei numeri fra uomo e donna, 90% contro 10, mette in difficoltà le forze armate o i sindacati stessi. Perché imporre questa parità? Perché devi imporre nei numeri? Se uno poi non lo vuole fare, cosa fa? Il sindacato cosa fa? Cioè, questa deve essere una libera scelta dell'associazione, se avere nel proprio statuto la parità o no. E se capita che un'associazione non ne ha? Cioè, cosa si fa? Cioè, imporre questa scelta si può prevedere, si può agevolare, e concludo. Però, comunque, continuerò nel corso della dichiarazione dei lavori, nella dichiarazione di voto. A me mi dispiace, auguri a tutte le associazioni, continuerò a collaborare con loro. Io spero che in aula vedremo presto il provvedimento invece sulla legge 244 e la riforma del sistema militare. Grazie. Grazie a lei, onorevole De Ida. Chiesto di